Solito nel giorno di ferragosto è la, il momento del 31 trofeo Carlo Alberto Pellegrini, classica riservata alla categoria Allievi, che si disputa nel giorno di agosto e che anche quest'anno ha visto al via un grande successo con eh, ben. 108 atleti che eh, prenderanno il via tra qualche istante. Una classica ormai del calendario nazionale della categoria lievi, tanti gli atleti alla via provenienti da tante regioni italiane e quindi un uh, grande successo organizzativo da parte di tutti coloro che anche quest'anno hanno allestito questa importante manifestazione. Un percorso che poi andremo a scoprire anche attraverso le nostre immagini che prevede... Un primo tratto pianeggiante, dopodiché la triplice ascesa al Gran Premio della Montagna di Monte Carlo proprio dal versante di Marginone. Momenti imminenti alla partenza con la misurazione dei rapporti, la firma del foglio di via per gli atleti che quindi stanno per prendere la via in questa corsa, e tanti anche i titoli presenti quest'oggi con campioni italiani. È presente infatti il campione italiano Federico Monti, poi i campioni toscani, i campioni italiani della pista, eh, quindi con eh, al via Mattia Viel, atleta della Madonna di Campagna, eh, campione italiano su pista, davvero un grande successo, tanti tanti atleti e tanta tanta qualità che sicuramente fa ben sperare per il... Lo svolgimento di questa manifestazione, quindi eh, sicuramente anche per lo spettacolo che eh, si attende sulle tre ripetizioni della salita verso Monte Carlo. La partenza è prima della via un doveroso riconoscimento da parte degli organizzatori ai campioni italiani e regionali eh, presenti alla partenza e quindi a questo punto ci spostiamo al chilometro zero, partiti in questo momento i 108 atleti che prendono il via e che si contenderanno il 31 ⁇ trofeo Carlo Alberto Pellegrini. La volontà da parte di tutti di svolgere una bella gara e di eh, darsi battaglia sulle tre eh, ascese al Gran Premio della Montagna di Monte Carlo, ovviamente per contendersi un successo ambito eh, da molti, eh, quello nel trentunesimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Il gruppo sicuramente è un bello spettacolo quest'oggi con questa carovana multicolore di oltre 100 atleti che sta sfilando davanti alla nostra telecamera e che andrà ad affrontare questi 77 chilometri che contraddistinguono il trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Sicuramente sarà una contendersi tra coloro che vanno per la maggiore nel ciclismo. Toscano e non solo, infatti vi ho già citato alcuni dei nomi eh, papabili per il successo finale Monti, il campione italiano, lo stesso Mattia Viel, campione italiano su pista ma ce ne sono davvero tanti altri, eh, basti pensare al campione toscano Marco eh, Ciacchini e poi eh, ancora scorrendo l'elenco degli iscritti con Federico Cavallini del team Valdinievole Gabriele Bonecchi della polisportiva Mille Luci, poi Manuel Pesci della San Cascianese e poi tra i favoriti troviamo ancora Iuri Colonna del gruppo sportivo Pozzarello troviamo Francesco Lorenzini della ciclistica Cecina e tanti altri che magari andremo a ricordare nel corso della nostra trasmissione siamo al primo passaggio da Marginone abbiamo percorso eh, circa 9 km di gara e al comando eh, troviamo un terzetto composto dal 117 Matteo Verasani il 49 Fabio Camelli ed il 7 Loris Ila il gruppo accusa un ritardo di una ventina di secondi nei confronti di questi atleti che vediamo adesso inquadrati. Continuiamo a scorrere l'elenco degli iscritti alla ricerca dei possibili favoriti. Eh, sicuramente scorrendolo troviamo all'interno dell'elenco degli iscritti un rinnovato Leonard Lisi che lo abbiamo visto grande protagonista eh, già eh, nella giornata precedente al 15 agosto, ovvero nella giornata del 14 agosto. Nella corsa a Monte San Quirico, poi Demetrio Falcone del ehm, gruppo sportivo eh, dilettantistico Giampaolo Caruso di Avola e poi ancora scorrendo, troviamo eh, proprio Alessio Bottura vincitore nel giorno del 14 agosto eh, qui poco lontano a, Chiesina, a Chiesa Nuova Ozanese ma eh, continuiamo perché al chilometro 19 il gruppo torna compatto come vedete anche eh, dalle immagini e poi ancora Marco Cicone della Santa Maria Codifiume e scorrendo ancora l'elenco degli iscritti Giovanni Amaru del team Renault Amaru poi ancora eh, con il Veloce Club Empoli che sicuramente schiera al via Francesco Mancini come eh, capitano, la Madonna di Campagna, già detto con Mattia Viel, e poi ancora eh, scorrendo eh, tanti altri atleti. Cu concludiamo con Michael Capati del team Bike Alto Lazio, anche lui uno dei favoriti. Chilometro 27 di gara all'attacco. Troviamo eh, Lorenzo Cataudella, dorsale di gara numero 103 del team Renault Amaru, leggero margine di vantaggio nei confronti un primo inseguitore che si sta riportando su di lui, quindi potrebbe formarsi una coppia al comando. In questo tratto iniziale di corsa, abbiamo percorso 27 km. Ci apprestiamo al terzo passaggio, proprio eh, dalla località di Marginone. A questo punto si riporta su Lorenzo Cataudella. Giacomo Tomio del veloce club Borgo. Formazione che nella giornata precedente, quella che stiamo seguendo, ha vinto con Alessio Bottura. A Chiesa Nuova Uzzanese nel Memorial Maionchi. Si forma una coppia al comando quindi con Lorenzo Cataudella e Giacomo Tomio stanno viaggiando verso un ulteriore passaggio da Marginone. Dopodiché, al prossimo passaggio gli atleti inizieranno la salita verso il Gran Premio della montagna, la prima ascesa al Gran Premio della Montagna di Monte Carlo. E quindi andiamo ancora con le immagini dalla corsa, immagini. Che andremo a rivedere per quanto riguarda poi le fasi salienti di gara: quattro giri alla termine. In questo momento, quindi si affronta l'ultimo giro di pianura prima dei tre giri con la salita di Monte Carlo. Lasciamo sfilare gli atleti al comando e troviamo il gruppo che è segnalato con un ritardo dal, dalla coppia al comando di 10 secondi. Quindi ancora una situazione particolarmente fluida. Plotone che. Mantiene stretto contatto con gli uomini al comando e ormai siamo con le immagini all'inizio della salita perché qui si passa sotto il traguardo a Marginone ed inizia la salita verso Monte Carlo. Abbiamo un quartetto al comando: abbiamo con il numero 80 Giacomo Tomio, con l'88 Marco Ciccone, con il 115 Marco Lenzi e con il 18 Mirko Meini. Vantaggio nei confronti del gruppo. Che è abbastanza considerevole, infatti sono 47 eh, secondi. Nel tratto in salita prende decisamente l'iniziativa Marco Ciccone, già grande protagonista a Chiesa Nuova Zanese nella gara del 14 eh, di agosto. Me cerca di mettere in difficoltà i suoi compagni di fuga. Intanto, con le immagini del gruppo, anche esso impegnato in salita, pilotato dal numero 40, vale a dire Francesco Chesi. ...del gruppo ciclistico romagnano, poi tutto il resto del gruppo, abbiamo visto Mattia Viel, poi vediamo anche Federico Cavallini, vediamo anche gli altri atleti più attesi alla partenza e più attesi in vista della delle possibili nomi che abbiamo già fatto all'inizio della corsa, di quelli che possono essere i probabili vincitori. In vista del Gran Premio della Montagna, l'avevamo visto molto attivo Marco Ciccone nella fuga. Infatti va tutto solo, ha staccato i compagni di fuga e adesso tutto solo sta per scollinare al primo Gran Premio della Montagna di Marginone. Dorsale di gara numero 88 per l'atleta del gruppo sportivo Santa Maria Codifiume che transita al Gran Premio della Montagna ma gruppo che è particolarmente vicino e ha ripreso praticamente gli ex atleti che erano in fuga con Ciccone quindi gruppo compatto 10 secondi alle spalle del fuggitivo solitario Marco Ciccone siamo al passaggio dal Gran Premio della Montagna passa adesso Manuel Pesci poi la volta di Alessio Bottura vincitore a, a Chiesa Nuovo Zanese una volta che siamo tornati in pianura il gruppo si ricompatta dopo aver percorso 45 km quindi Ripresa l'azione di Marco Ciccone, gruppo che torna compatto nel tratto in pianura e Plotone che rallenta notevolmente la propria marcia. Fase di studio questa: mancano circa 30 km alla conclusione e ancora due ascese al Gran Premio della Montagna di Marginone. Qui vediamo uno dei favoriti, Federico Monti, il campione italiano della categoria, e siamo con le immagini al chilometro. 50 di gara, si transita ancora sotto il traguardo, due giri al termine ed inizia per la seconda volta la salita verso Monte Carlo. Al comando abbiamo Marco Lenzi, Alessio Venturi e Federico Rossi. Questi gli uomini all'arcomando, comando. Rossi a fare l'andatura per la maglia del gruppo sportivo e per finish e poi tutti gli altri. Dietro di lui tratto iniziale della salita per il terzetto che quindi sta guidando la corsa con 25 secondi di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. In salita attivissimo lo vediamo ancora Federico Rossi del gruppo sportivo Hyperfinish quando stiamo affrontando la seconda delle tre ascese al Gran Premio della montagna di Monte Carlo. Salita decisiva solitamente e soprattutto che contraddistingue questa corsa il 31 ⁇ trofeo Carlo Alberto Pellegrini. A 25 secondi e in netta rimonta troviamo Demetrio Falcone inquadrato in questo momento dalle nostre immagini del gruppo sportivo Giampaolo Caruso. Che di Avola, che sta quindi cercando di riportarsi sugli uomini alla comando. È netto la rimonta del corridore con il dorsale di gara numero 75, che adesso accusa un ritardo di appena 15 secondi. Dalla testa della corsa. Quindi in netta rimonta Demetrio Falcone con il numero 75, il gruppo, che vediamo adesso inquadrato, accusa un ritardo di 30 secondi dagli uomini alla comando. Questa è la situazione. Nella seconda delle tre ascese al Gran Premio della Montagna di Maginone. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del 31 trofeo Carlo Alberto Pellegrini, classica di Ferragosto riservata alla categoria Allievi in programma a Maginone nel comune di Alto Pascio, che ha visto al via 108 atleti della categoria Allievi con il campione italiano Federico Monti, il campione toscano Marco Ciacchini ed il campione italiano in seguimento su pista Mattia. Quindi quindi un grande successo e ci stiamo per apprestare a seguire le fasi conclusive di questa gara, di questa classica di Ferragosto per la categoria allievi. E dopo essersi riportato sui tre uomini al comando, tutto solo Demetrio Falcone si invola verso il secondo Gran Premio della montagna di giornata. Attaccante nato Demetrio Falcone che quindi una volta raggiunti i battistrada prova l'azione solitaria, ma come vedete, il gruppo anche eh, in fondo a questo rettilineo. Siamo riusciti a percepire la vicinanza del plotone che eh, sta per rientrare con Federico Cavallini. E poi con altri atleti. Qui vediamo Manuel Pesci, Luca Zullo, Iuri Colonna e via via tutti gli altri. Passa adesso Mattia Viel. E la volta del campione italiano Federico Monti. E poi tutto il resto del plotone che quindi si sta ricompattando in vista dell'ultimo giro, quello che porterà gli atleti sulla ultima ascesa verso il Gran Premio della Montagna, però in pianura provano a devadere ancora in tre. Yuri Colonna, Gabriele Ricci e Demetrio Falcone. Quindi un terzetto al comando: abbiamo Yuri Colonna con il dorsale di gara numero 43, poi abbiamo con il numero 42 Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano ed ancora una volta Demetrio Falcone che una volta essere stato raggiunto eh, dagli uomini al comando e, e una volta aver raggiunto gli uomini al comando ed essersi involato da solo è stato raggiunto dal gruppo e adesso sta provando insieme a questi due atleti quando siamo all'inizio dell'ultimo giro quindi ultimi 13 km di gara e nel tratto in salita il gruppo eh, prova sotto la spinta degli uomini del veloce club Borgo a riportarsi sul terzetto al comando. È davvero una bella battaglia perché a questo punto eh, andremo a vivere l'ultimo giro, quello decisivo, quello che andrà a stabilire il vincitore di questa trentunesima edizione del trofeo, Carlo Alberto Pellegrini. Come vedete il gruppo si è notevolmente allungato. Lì vediamo Mattia Wiel alla sua ruota, vediamo Leonard Lisi, poi ancora più avanti e vediamo anche Emanuele Murtas nelle posizioni di rincalzo del gruppo. Gabriele Giannelli. E poi risaliamo, troviamo Luca Zullo e poi la volta di Giacomo Ziglio in testa a fare l'andatura. Adesso attenzione perché con il numero 39, è proprio Gabriele Giannelli, che prova un allungo in questo tratto in salita alla caccia degli uomini al comando. Quindi, davvero una finale alla Palma, un bel finale degno di una classica come questa, di una classica per la categoria allievi. Intanto Giannelli va a riprendere il compagno di squadra Gabriele Ricci e quindi rimangono in due al comando, ma il gruppo davvero allungatissimo. Ed in vista del Gran Premio della Montagna ancora una volta rimane solo Demetrio Falcone. Merita sicuramente il premio della combattività questo atleta siciliano che in più di una volta ha provato l'allungo decisivo e anche in questo caso sta mettendo davvero in seria difficoltà tutti gli altri perché, per la seconda volta, sul passaggio da Marginone, riesce a rimanere da solo in vista del Gran Premio della Montagna che si aggiudicherà anche in questo passaggio. Quindi, Demetro Falcone sicuramente merita il premio dell'atleta più combattivo in questo 31 Gran Premio. Feo Carlo Alberto Pellegrini però all'inseguimento abbiamo visto Lisi e Zullo transitare con un ritardo minimo poi la volta di tutto il gruppo con Viel Cavallini e poi abbiamo visto anche Pesci e tutti gli altri nel tratto in discesa si forma un terzetto al comando con Demetrio Falcone Leonard Lisi e Luca Azzullo. Però, minimo il vantaggio nei confronti del gruppo. Infatti, come vedete, non c'è particolare accordo. Leonard Lisi, dorsale di gara numero 72 per l'atleta della Borgo Nuovo Miglior, diretto dal direttore sportivo Andrea Bardelli. Ritornato Lisi, lo dicevamo anche nella trasmissione di ieri, un po' a livelli che lo scorso anno aveva fatto vedere. Si sta eh, forse ritrovando dopo un inizio di stagione non proprio brillante. L'atleta della Borgo Nuovo Miglior. Che eh, è grande protagonista in questo periodo della stagione. Il gruppo si ricompatta quindi, praticamente nel corso della discesa. E con le immagini in pianura. Perché, come vedete, ancora gruppo compatto. A questo punto, davvero vedremo se qualcuno proverà l'allungo per tentare di evitare lo sprint. Attenzione, perché, ancora una volta, lo abbiamo visto scattare. A provare l'allungo è Demetrio Falcone. Un applauso lo merita, sicuramente, questo ragazzo siciliano che. Davvero non ha lasciato niente all'accaso, ha attaccato in ogni occasione che gli si è presentata in salita in pianura da solo con, altre, con altri ragazzi, davvero merita un applauso perché sta davvero onorando appieno pieno questo trentunesimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini, adesso eh, prova l'allungo quando mancano circa 6 km alla conclusione, ancora bella la sua pedalata, il gruppo perde circa un centinaio di metri, vedremo eh, se eh, potrebbe essere questa l'azione decisiva in quanto dietro non sono molte le unità del plotone quindi non è facile organizzare un inseguimento e Demetro Falcone sta dimostrando davvero una splendida condizione di forma e anche tanta tanta voglia di far bene e di provare ad emergere in questa importante manifestazione riservata alla categoria allievi lasciamo sfilare Demetro Falcone e il gruppo pilotato dagli uomini del veloce club borgo che stanno quindi tentando di ricucire lo strappo con il corridore alla comando, ancora 10 secondi di vantaggio però per Demetrio Falcone. Con Giacomo Zilio eh, a fare l'andatura e poi lo scatto adesso eh, di Leonard Lisi. Quindi guadagna qualche metro adesso l'atleta albanese del eh, Borgo Nuovo Miglior, qualche metro di vantaggio per Leonard Lisi, ve l'ho detto. Ve l'ho già ricordato, ritornato forse ai livelli che tutti si aspettavano di vederlo in questa stagione. Grande protagonista quando la strada sale, come lo aveva fatto vedere già lo scorso anno. Leonard Lisi sta per raggiungere, lo vede lì in fondo, il corridore alla comando. Demetrio Falcone, vedremo se riuscirà nell'aggancio il corridore della Borgo Nuovo Miglia. Quando stiamo per entrare negli ultimi 5 chilometri del 31 trofeo. Carlo Alberto Pellegrini con un uomo solo alla comando, Demetro Falcone a 100 metri, troviamo Leonard Lisi a 150 metri, troviamo il gruppo che sta dando la caccia ai fuggitivi, gruppo allungatissimo, forte di una trentina di unità, poi vediamo anche un rappello un po' più indietro, ancora con altri 20 uomini, ma attenzione perché a 3 km dall'altra traguardo prova l'allungo deciso Federico Del Cardo della Toscogas di Chiesa Novo Zanese, formazione della zona quindi sicuramente motivato l'atleta del presidente Maionchi a far bene in questa classica per la eh, categoria lievi insomma eh, prova questo a lungo Federico del Carlo Toscogas che è stata impegnata nella giornata eh, del 14 agosto con la giornata della bicicletta trofeo Nevio Maionchi e guadagna una 150 metri nei confronti di un drappello forte di due unità. Il gruppo accusa invece un ritardo di 20 secondi. Attenzione perché si sta per decidere il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, 31 edizione. E davvero bella l'azione di Federico Del Carlo della Toscogas di Chiesanova. Al suo inseguimento sono segnalati Giacomo Tomio ed Emanuele Scardigli. Tomio del Veloce Club Borgo e Scardigli del gruppo sportivo Iperfinish. ...però ci crede ancora. Federico del Carlo, classe 1995, è nato il 3 ottobre di quell'anno, atleta quindi al secondo anno nella categoria, bella ancora la sua azione, si sta impegnando a fondo perché un traguardo è sicuramente quello più importante, quello del trofeo Carlo Alberto Pellegrini, una, una vittoria che potrebbe davvero... Essere una vittoria che vale una stagione intera perché è un successo che qui conta. A Marginone, quando si vince a Marginone, non si vince a caso. E noi andiamo sul traguardo per assistere all'epilogo. Ancora qualche metro di vantaggio. E decisamente tra due ali di folla arriva Federico Del Carlo. Unione Sportiva Toscogas di Chiesa Nuovo Zanese, ancora poche pedalate e va a vincere il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, successo di Federico Del Carlo della Toscogas di Chiesa Nuovo Zanese, secondo posto per Giacomo Tomio del Veloce Club Borgo e terzo Emanuele Scardigli. Volata del gruppo appannaggio di Gabriele Giannelli davanti a Federico Cavallini, Manuel Pesci, Luca Zullo. Marco Ciccone, Francesco Lorenzini ed Emanuele Murtas, un grande vincitore, Federico Del Carlo, di una grande corsa, il 31 trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Del Carlo vince davanti a Giacomo Tomio ed Emanuele Scardigli. La festa dell'Unione Sportiva Toscogas per un successo che vale una stagione intera, quello nel 31 trofeo Carlo Alberto Pellegrini. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato nel dopo corsa con il nostro inviato Marco Lucchi. Federico Del Carlo Tosco Gaschiasanova vince il trofeo Carlo Alberto Pellegrini alle due oggi te lo saresti creduto? no non me lo sarei creduto avevo corso ieri non sapevo se la gamba rispondeva ha risposto tre chilometri da solo veramente sentivi il fiato sul collo ma non hai mai ceduto? a tutta non ho ceduto ho detto o la va o la spacca la società è con te, sono tutti qua con te, veramente hai dato una gioia immensa quest'oggi. E loro mi seguono sempre, quindi Federico, sono mamma contento mamma di avergli dato questa mamma gioia. Mamma Giuseppe Grassi, stessa domanda che ho fatto a Federico, oggi alle due te lo saresti aspettato questo? Ma da Federico qualcosa mi aspettavo già un pochino di prima, comunque è arrivata qui, quel... bellissima, comunque il merito è tutto suo. Maionchi, Ieri una, una giornata di ciclismo a Chiesa Nuova bellissima, quest'oggi una vittoria più bella che mai. Oggi sono rilassato, ieri ero un po' incazzato, tanto è bene dirlo che la gente non è mai contenta di quello che fai, non sai mai quello che fai. Comunque oggi sono rilassato e contento, perché io ho avuto dei ragazzi no, che andavano anche più forte quei giorni, tipo Moschini e tipo qualcun altro, come ha fatto lui oggi che ha alzato le mani al cielo, ci aveva credo di Zang e mi è arrivato due volte secondo. Oggi Federico da 3 km all'arrivo pativa tanto. Però è venuta la botta buona. Grazie Maionchi. A chi la dedichiamo questa vittoria? A tutti la dedichiamo, a no, tutti. a tutti. Elena Silvana, assessore alle politiche sociali del comune di Alto Pascio. Una bella manifestazione, ormai giunta la 31esima edizione. Credo che sia un fiore all'occhiello anche per voi come comune. Sì, è un fiore all'occhiello. È il 31esimo anno consecutivo che ospitiamo appunto il trofeo con Alberto Pellegrini in onore e ricordo di un giovane marginonino morto a 20 anni mentre dedicava... La sua attività, il suo tempo ai giovani ciclisti. Lui, da ciclista, si dedicava ai giovani ciclisti. Quindi un fiore all'occhiello dedicato a un Marginonino e ben organizzata, direi, dal Comitato Unione Sportiva Marginone. Sicuramente tanti atleti sono giunti da lontano e credo che sia anche un buon e un bel veicolo pubblicitario per voi. Sì, è un onore per noi ospitare atleti anche dell'Interregionale e atleti molto giovani perché per noi è sia promozione del territorio, ma è anche aggregazione giovanile in un momento in cui ce n'è sempre più bisogno. Il vincitore di oggi del Carlo a 15 anni. Sicuramente, poi un ragazzo che corre qui vicino della Toscogas, pertanto sempre in un comune nel vostro comune. Assolutamente, la Toscogas è una delle aziende principali del nostro comune, quindi siamo doppiamente contenti di questo successo. Appuntamento per il ciclismo per voi se non vado errato col giro femminile delle donne, ormai è un appuntamento annuale. Assolutamente sì, l'amministrazione comunale di Alto Pace è molto vicina al mondo sportivo in generale e al ciclismo in particolare, ospitando infatti queste doppie manifestazioni, una dedicata alle donne e l'altra dedicata invece al 31esimo appunto come quest'anno celebriamo trofeo con Alberto Pellegrini a voi Giacomo Tomio, secondo classificato del Veloce Club Borgo qui a, a, a Marginone non c'è stato niente da fare contro Federico Del Carlo no, ho provato, lui era partito prima, ho provato più tardi a andarlo a prendere con eh, un corridore dell'Hyper Finish solo che era sempre lì a 200 metri, e non riuscivamo a rientrargli poi ho fatto la volata e sono riuscito a far secondo. Comunque è una trasferta positiva quella in Toscana, ieri avete vinto a Chiesa Nuova, pertanto credo che sia una cosa positiva. Sì, siamo venuti giù con l'intenzione di far bene e ce l'abbiamo fatta, peccato per oggi, però meglio di così non poteva andare dai. Emanuele Scaldigli per finish, non c'è stato niente da fare contro Del Carlo. No, è stata una corsa durissima, agli ultimi 5 km è venuto via Del Carlo. E ai 4 è partito il secondo arrivato, io sono andato dietro. Ha tirato poco, ho tirato sempre io e poi ho avuto la meglio lui sull'arrivo. Roberto Donati, segretario della Marginone, veramente una gara bellissima e con un vincitore da parte della Tosca che nessuno se l'aspettava. No, è stato proprio. Diciamo la ciliegina sulla torta, quella, eh, perché insomma, il, il parterre di, di diciamo, tutti i corridori erano i migliori che c'era in circolazione, quindi avevamo fatto degli sforzi non indifferenti per avere questi corridori. E, effettivamente la corsa è stata bellissima, combattuta e ha vinto veramente, questo ragazzo se l'è meritata. Sicuramente, lo dimostra anche la media perché abbiamo una media quasi di 39 con tre volte l'ascesa del Monte Carlo mai, mai avuta, e poi lo vedevamo quando passavano che era proprio super combattuta Tanti atleti che sono giunti da fuori regione, come ho detto con l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Atopascio, Credo che sia un bel veicolo pubblicitario anche per il Comune di Atopascio oltre che per il Marginale Effettivamente, abbiamo constatato già dall'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto la riprova che, eh, oltre ai nostri corridori diciamo, toscani, eh, gli est regionali ci danno una gran bella soddisfazione perché vengano, si impegnano e veramente eh, ci danno una buona, una buona riuscita. Da, ora andiamo in ferie e tra un mesetto iniziamo a lavorare per la 32esima. Eh, penso proprio di sì, già abbiamo un'idea qualcosa, cerchiamo sempre di rinnovare, già abbiamo rinnovato, abbiamo avuto dei de, de, de ragazzi che sono entrati, che anzi io bisogna che li ringrazi tutti, perché anche loro come me eh, tutto agosto a impegnarsi per fare questa gara non è, non è una cosa che si trova tutti i giorni. Sicuramente mi ha anticipato la domanda perché volevo dirti proprio un'organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista, anche il corpo dei vigili urbani è presente. Tutto, perché il comune è una di, diciamo, visto che ci ha fatto il patrocinio, anzi vorrei ringraziare personalmente il sindaco e, e tutti diciamo, e gli amministratori, e tu, ma tutto diciamo, il comune di Alto Pace perché ci danno una gran bella mano, vuol dire che sono presenti e questa presenza a noi ci dà forza per andare avanti. Appuntamento a feragosto 2012. Senz'altro, grazie. Livio Pellegrini del Marginone, veramente un'edizione memorabile, questa trentunesima. È bella, sì, bella di, di, di partenti, di numero, di tutto anche un bel vincitore perché ha vinto tratta della Toscocasse una bella cosa, sì, non è la nostra Toscocasse e l'altra Toscocasse di Chiesa Nuova Zanese comunque sempre una risposta nostra un bel gruppo il vostro quello che ha organizzato questa manifestazione come diceva il segretario che quest'anno si è ampliato con diversi giovani che sono entrati a fare parte e, e questo mi fa piacere perché è segno che per ora non si muore <ride> perché sono entrati dei giovani volenterosi magari non No, a tempo pieno come si fa noi un, un po' più di una certa età, ma loro però ci danno la mano essenziale. Gli ultimi giorni, che è quella che conta. Siamo con il presidente Eugenio Carezzi della Tosco Smarginone, una edizione come dicevo con Pellegrini veramente bella, bella sotto tutti i punti di vista. Sì, io direi contenti alla partenza per il numero dei partecipanti e i nomi qualificanti che c'erano, contenti all'arrivo perché ha vinto un ragazzo, tra l'altro, nostro vicino di casa che ci fa ancora più piacere e l'ha vinto meritatamente. Ringrazio per la riuscita, non c'è stato nessun inconveniente, sinché ringrazio le forze dell'ordine, tutti i miei collaboratori, nessuno escluso, gli sponsor che ci danno la possibilità ogni anno sempre con più pene, ma insomma, andiamo avanti lo stesso. E ci rivedremo sicuramente il prossimo anno. Come ho detto a Livio ci sono dei giovani che sono entrati a far parte della società e sono quelli che diciamo, è la linfa per il futuro. Infatti abbiamo cercato di inserire questi giovani perché eh, noi con l'età, anche se il capostipite è Livio Pellegrini, è quello che ci tira per le orecchie e ci porta avanti e siamo contenti di questo, però è giusto che per andare avanti ci sia linfa nuova e vogliosa. Di, 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 di incrementare la società appuntamento a, a Ferragosto 2012 sicuramente, sicuramente. grazie